Finisce con la vittoria del Siviglia ai calci di rigore questa finale di Europa League per la Roma. Ci avevamo sperato, naturalmente ci avevamo anche creduto dopo il vantaggio di Dybala, ma alla squadra veramente non gli si può dire nulla. Purtroppo raggiunti da un autogol nel secondo tempo, due occasioni clamorose che non siamo riusciti a sfruttare, e poi purtroppo con i rigori, tanto oramai ci siamo abituati, come, sì, come ricordiamo bene, purtroppo quella che è stata la finale di Coppa dei Campioni. Però grazie a tutti, grazie veramente alla squadra, grazie a José Mourinho. Adesso sarà libero sfogo soltanto per gli anti-Mourinho, i lazialisti, cioè i romanisti laziali che stanno da noi, che odiano Mourinho e che saranno adesso contenti che Mourinho ha perso e che quindi la Roma ha perso. Quello che farà Mourinho non lo so, non lo so sinceramente, se deciderà di rimanere oppure no. Sicuramente qualcosa va cambiato, giocatori che andranno sicuramente cambiato, ma Mourinho però ci ha dato intanto due finali, una vinta e una persa purtroppo in questi 2 anni, e ci ha dato comunque la possibilità di poter vivere delle emozioni fino alla fine. Ha riportato tanta gente allo stadio, lo stadio sempre pieno, grazie naturalmente a lui. Non faremo la Champions, faremo probabilmente l'Europa League. Adesso non so se sarà l'Europa League o la Conference, quello che sarà, non sarà comunque la Champions. Però questa sera solo ed esclusivamente grazie ai ragazzi, grazie alla squadra e grazie soprattutto a José Mourinho. E sempre, 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 forza Roma, forza Roma, forza Roma.